Metti la voglia di tornare a festeggiare dopo settimane di fuoco, il sapore dei prodotti enogastronomici, dai vini locali alle erbe del Morrone, l'inconfondibile suono della musica, il richiamo dell'arte e degli artisti di strada, il valore e la riscoperta delle tradizioni con le antiche credenze popolari, il racconto delle fattucchiere, il tocco della solidarietà con lo sconto per i volontari del Morrone, le donazioni per Telethon, ed ecco che viene fuori la festa perfetta. Successo a Rocca Casale per Borgo di Fate, la kermesse organizzata dall'associazione Abruzzo Again, che ha trasformato il paese nella capitale dell'intrattenimento peligno, almeno per un sabato sera. La pioggia ha fermato solo la seconda serata dell'evento, che era in programma per ieri sera, ma il sindaco Enrico Pace e gli organizzatori tirano un respiro di sollievo, considerando il palese afflusso di gente. In migliaia, infatti, sono riversati a Rocca Casale, alcuni anche da fuori regione. È stato pieno pieno di gente, non ci aspettavamo questa affluenza e quindi non possiamo che essere soddisfatti di quello che sta accadendo. Guarda, il sorriso stampato praticamente, un po' per il poco sonno di questi giorni, un po' anche per lo stress, però sono contento parecchio. Le fate non ci sono? Le fate non ci sono. La gente c'è, ma le fate non ci sono. Particolare, singolare, che riesce ad unire tradizione e quell'essere, quel pizzico mistico, che rappresenta anche un po' questo paese, no? Famoso anche per le fate, quindi un evento sicuramente che è un po' l'eccellenza momentanea che va a chiudere l'estate. Qui su non c'ero mai venuta ed è veramente un paese incantevole. Queste luci, questi vicoli, vedo tanta gente, tanta festa, tanta voglia di stare vicino a questa montagna. Credo che sia anche questo che ci ha portato qua su. La serata molto ben organizzata e sta riuscendo molto bene. Forza Rocca Casale! La data da segnare sul calendario ora è quella del 23 settembre, giorno in cui saranno estratti i biglietti della lotteria, non senza sorprese.